Ah, difficile. bello sentire E queste quindi cose. Paolino Pulici, che beveva un pochino di più, io ero astemio, allora Non io pensavo di più. prestavo il mio bicchiere di vino a Paolo e lui dava a me il suo bicchiere d'acqua. bellissimo, bellissimo, E bellissimo. quindi è stato, è chiaro che sono altri tempi, una volta gli Certo. allenatori, poi veniva a controllarci a casa, veniva a controllare quando qualcuno non arrivava all'allenamento, vedi Graziani, Scappava che ogni sempre. tanto Ce l'abbiamo, ce eh? l'abbiamo, scappava sempre dall'Arezzo e il mister andava a fare tutti i numeri dei vari autogrill dove c'erano questi che riparavano per vedere se veramente aveva la macchina in riparazione. Caspita ragazzi, che è Però poi incredibile, scopriva, incredibile. Adesso puntualmente che Graziani aveva trovato una scusa per arrivare, quindi per farsi un giorno di vacanza. certo, incredibile. Allora, la regia, non so se mi fate cenno che è già pronta con una prima parte del filmato, dopo Natalino ti facciamo parlare. Sentiamo questo primo ritaglio dalla trasmissione del 76 dell'anno scorso. Ciao Claudio, Ciao, come va? bene, bene, come va? Stai Tutto bene? bene? Sì, non ci Tutto lamentiamo. bene. Qua ricordavamo prima quel famoso secondo posto. Quello ce l'hanno scippato. Quello c'è. Abbiamo, allora, se riusciamo lo riprendiamo. Allora, Natalino, prosegui tu, nel frattempo la regia si prepara. Proprio ha toccato dei punti importanti di mister Giagnoni. Io però devo dire una cosa. Giannino è venuto qui e ha fatto bene, è vero, ma ha capito subito l'ambiente, però non è che veniva da una non prestazione, aveva vinto la Serie B e quindi lui poteva fare la Serie A l'anno dopo. Certo. E quindi questo è un dato di fatto. Veniva con un entusiasmo incredibile, non sembrava un allenatore inizialmente, però ha dato un entusiasmo che già c'era, però ha portato anche, per conto mio, un entusiasmo suo dall'anno prima, cioè quindi. Per conto mio è venuto con un entusiasmo maggiore, ha creato anche questo spirito di gruppo che già c'era, lo zoccolo duro portato dal povero Ferrini, che era uno che in effetti parlava poco ma faceva i fatti. E quindi Gustavo Giagnoni, bisogna dire la verità, al di là di controllarti, io cosa dovrei dire? A me mi controllava sempre il peso. Ti controllava sempre Ogni il peso. mercoledì io avevo il terrore di Pastrelli. Gustavo Giagnoni. Eppure devo dire che io facevo dei sacrifici enormi perché facevo dei mesi senza mangiare uno spaghetto, senza Eppure mangiare il non si pane. notava. No. Poi alla fine qualcuno mi prendeva in giro e ora sto meglio degli altri. Quindi vuol dire che ero preparato fisicamente, però qualche cuscinetto purtroppo ce l'avevo. Ma questo mi dava la forza e devo dire che mi ha dato anche una grande opportunità, Vuoi dire subito, Gustavo, poi vediamo il di pezzo di fare filmato. anche il Allora, capitano, sostituire Giorgio Ferrini quando non c'era, non era una cosa da non è da poco. poco, eh? Allora, Rappanti, poi Sfila in mandiamo quella retroscena. prima parte di servizio. In retroscena, riguardo Natalino il peso, era che quando mister Giagnoni, no, martedì, pesava, mercoledì mattina, ragione, pesava, in quello stanzone Fossati non si trovava. E indovinate dove era? Era in bagno. Ma va, no, non ci posso credere, non ci posso credere. Me lo Ma ricordo. Natalino! Oh, dovevi No, dimagrire, me lo io voglio. Dov'è Natalino? Sì, non c'è. Io voglio aggiungere qualcos'altro riguardo a Giagnoni. Tutto giusto quello che hanno detto i miei compagni. Io ricordo anche che lui, oltre ai tifosi, la squadra, però era uno che, visto così, con un po' di esperienza, dava degli spunti veramente buoni ai giornalisti. Io credo che lui dava da molto lavoro ai giornali, quindi questo del collegamento con la stampa era anche un altro fattore che faceva crescere la situazione, quindi era molto positivo. Ma poi soprattutto lato umano ne abbiamo parlato, ma io poi avendo fatto allenatore ricordo che ho cercato di prendere qualche spunto dal mestiere di Giagnoni, ma era difficile. Lui in cosa era bravo? Io ero un giovane allora. Lui mi piaceva perché il giovane e l'anziano, lui non perdonava nessuno quando sbagliava, Non faceva differenze no, tra non i faceva due. differenze, quindi lì si faceva seguire da tutti. Lui era un giusto,
E gli uomini giusti, gira di gira, si fanno rispettare, si fanno stimare. Io ricordo degli episodi clamorosi anche, però che servirono a compattare il gruppo, ad avere sempre maggior rispetto, come qualcuno che fu mandato via dal pullman, come qualcuno che fu multato sul momento sul campo perché magari non ascoltava gli ordini, insomma, sul campo a Roma. Cioè tutte cose veramente positive che piano piano, tassello su tassello, accrescevano la stima, certo. Quindi il seguito dei giocatori. I giocatori dovevano seguirlo per forza perché vedevano uno, insomma, che faceva le cose giuste. Ecco, allora poi passiamo il microfono ai ragazzi invece dietro e ci vediamo una prima parte, questo primo spezzone del mentre Giagnoni era al telefono l'anno scorso con noi in studio. Ciao Claudio, come va? Bene, bene, come va? Stai tutto bene? Sì, non ci lamentiamo. Tutto bene, qua ricordavamo prima quel famoso secondo posto. Quello ce l'hanno scippato. Quello ce bravo. C'ho le immagini, volevo fargliele vedere. Allora, spiegatemelo in radio cronaca diretta. Abbiamo le immagini qui, ecco, volevo farglielo vedere. Ma io voglio dirgli un particolare al allora, mister. Allora, è dentro o non è dentro? Allora, è dentrissimo, lo dobbiamo vedere. Mister, regia, preparati. Lo vediamo allora. Allora, vediamo. Regia, manda in onda il filmato. Vediamo Giagnoni palleggiare di testa al Philadelphia addirittura. Addirittura. Peccato che non può vederci, io le mando la cassetta. Vabbè. Le mandiamo la cassetta al mister. Allora, vediamo questo filmato. Ma c'è il gol dentro? Sì, c'è. Beh, non è ancora pronto. Allora, bisogna farlo vedere anche a Lippi, eh? No, infatti, è vero, ha ragione. Allora, filmato. Allora, vediamo sto filmato un attimo. Nel 1971-72 il Toro arriva a un passo dalla clamorosa impresa. Solo un punto lo separa dal tricolore, vinto dalla Juve bonipertiana all'inizio del suo ciclo. Non mancano i rimpianti, tenendo conto di un gol di Agropi a Genova, dapprima convalidato dall'arbitro Barbaresco e poi annullato. Una decisione destinata a pesare nel bilancio finale. Io sono arrivato a Torino nel lontano 69-70, ero un ragazzino di 22 anni. Sono arrivato qui con un bagaglio tecnico discreto, devo dire che questo campo, questi spogliatoi, 11 anni in questa società, mi hanno arricchito dal punto di vista caratteriale. Ho avuto degli abili maestri, soprattutto quando sono arrivato nel 69, il povero Ferrini, gli Agropi, i Cereseri, i Fossati, i Poletti, che mi hanno inculcato un pochino quello che rappresentava per loro il Toro e la maglia granata. E da lì, devo dire la verità, è nato soprattutto questa mia dedizione a diventare un giocatore abile anche nella lotta, nella battaglia. Puoi essere bravo tecnicamente, ma se non hai un grosso carattere difficilmente riesci ad arrivare a certi livelli. Ecco mister, abbiamo visto quel gol famoso, ho sentito? Sì, ho sentito. Era dentrissimo. Perché lì ci sono tanti atleti che hanno vinto un campionato, sì. Ma ce ne sono anche altri che hanno vinto lo stesso, perciò qualcuno ne ha 22 e qualcuno ne ha vinto uno, che gli è stato poi soffiato via, insomma. Parlare poi di quell'episodio a Milano, del gol di Toschi. Anche quel gol di Toschi al 90esimo. Però nonostante questo, io poi, visto che c'è qua Paolo che è interessato, devo dire che quell'anno noi abbiamo perso lo scudetto per un punto. Alla terza giornata noi abbiamo giocato a Varese, sì. Varese-Torino, primo tempo, Varese 0, Torino 2, gol di Luppi e di Claudio Sala. Sì. Verso il secondo tempo, al decimo minuto, adesso non mi ricordo, della ripresa, visto che vincevamo 2-0, mister Giagnoni fa sì che Pulici, che il giorno dopo si sarebbe dovuto sposare, quindi dice vabbè Puppi, vai a casa e comincia a prepararti con l'abito da cerimonia. Purtroppo quella partita poi come finisce? 2-2 al 91esimo. Quello è un punto determinante per quello scudetto, indipendentemente tutta dal gol. Tutta colpa di Giagnoni. Questo è uno scoop di Pistabile. Mister, cosa ha telefonato a fare? Casomai io dovevo cambiare Castellini. No, ho detto solo allora, purtroppo che non si volevo dire che Pupi poteva che Pupi poteva trovare un'altra data
per potersi sposare. Allora mister, di chi era la colpa, dell'allenatore o...